Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Nuova breaking news, questa volta per annunciare l'uscita anche qui in Italia, perché è già un modello proposto in Francia, del modello appunto dello spettacolare Robocop. Robocop, come tutti sapete, è un cyborg ispirato ad un personaggio appunto del film in cui è apparso, dal titolo appunto Robocop, interpretato da Peter Weller, e narra le avventure appunto di un poliziotto in una futuristica Detroit, dove la polizia è proprietà di una società privata, la OCP, e questa società privata, in seguito a un incidente mortale con una banda di criminali proprio del poliziotto, diciamo interpretato da Peter Weller, decide di usare il suo corpo per creare il primo robot cyborg, per l'appunto Robocop. Questo personaggio si occuperà, grazie alle sue caratteristiche eccezionali, di sgominare appunto questa banda di criminalità organizzata che imperversava per la città. Ma andiamo a vedere appunto le caratteristiche di questo modello proposto dalla De Agostini. Innanzitutto qui vediamo che il primo numero verrà proposto a 50 centesimi, è un prodotto con licenza MGM, quindi Metro Goldwyn Mayer, costruisce il leggendario cyborg Robocop. Le spese di spedizione per i pacchi saranno gratuite per chi pagherà con carta di credito o PayPal. Qui vediamo appunto l'altro titolo, riscopri uno degli eroi più celebri della storia del cinema. A questo punto andiamo a vedere le caratteristiche del modello. Costruisci l'armatura di Robocop. Allora, qui c'è appunto detto quello che vi dicevo poc'anzi, che il film è dell'87, il regista Paul Verhoeven, è ambientato in una distopica Detroit, dove la polizia controlla appunto questa, è controllata appunto da questa organizzazione, la OCP, quando Alex Murphy, che è interpretato appunto da Peter Weller, che è un poliziotto in servizio in quella città, viene mortalmente ferito durante l'operazione, un'operazione di polizia ovviamente, l'OCP decide di utilizzare il suo corpo per creare il primo poliziotto cyborg. Nasce così Robocop. Potrai crearlo anche tu, seguendo le istruzioni passo passo, per realizzare questo modello di ben 62 cm di altezza. Vediamo ancora altre caratteristiche, appunto qui viene riportata l'altezza di 62 cm, è un modello articolato, quindi non è una statua, ma potrete metterlo in posa, verniciatura metallizzata, volto realistico in silicone, probabilmente localizzato solo per quello che riguarda la zona della bocca, non credo che ci sarà l'intero viso, pistola in metallo molto dettagliata, accesso alla fondina funzionante, quindi si aprirà la coscia per mettere la pistola proprio come nel film, effetti sonori con frasi originali del film e parti in metallo e plastica stampate di iniezione, che sarebbe la tecnica usata per creare le parti, ovvero viene iniettato il materiale a caldo all'interno degli stampi per creare le varie parti. Qui vediamo alcuni dettagli, come vi dicevo, ecco il fatto che viene fatta vedere solo la parte inferiore del viso riguardante la zona della bocca mi fa pensare che probabilmente non verrà ricreato l'intero viso di Peter Weller, quello probabilmente anche per evitare i diritti di immagine nei confronti dell'attore, che comporterebbe chiaramente un pagamento extra di diritti di immagine. Qui c'è chiaramente altri dettagli del braccio, della gamba, che come vedete si apre per riporre la pistola, pistola che vediamo in questa immagine. Qui possiamo ammirare la frase che dice che è una riproduzione fedele del personaggio, ha tutti gli accessori prodotti con precisione, e avrà bisogno di un solo cacciavite che verrà fornito nel primo numero per eseguire il montaggio e poi seguire le istruzioni passo passo fornite nel fascicolo. Qui vediamo alcune parti fornite con il primo numero che sono relative chiaramente al casco, alla testa, e poi possiamo scendere ancora. Questa c'è una panoramica dei primi numeri, possiamo vedere, viene indicato sotto anche il prezzo, quindi 50 centesimi anziché 10,99, che sarà poi il prezzo ufficiale per ogni fascicolo che seguirà, esclusi i primi. Nel numero 2 costerà 4,99 anziché 10,99. Il numero 3 sarà gratis perché, come vedremo dopo, si abbonerà dal numero 1 o dal numero 2. Chiaramente chi lo farà in edicola quando uscirà in edicola dovrà pagarlo, perché qui stiamo parlando del lancio online. Il numero 4 costerà già 10,99 e darà i pezzi per fare la mano. E il numero 5 ancora 10,99 e così anche sarà in seguito,
con dei pezzi che al momento non saprei identificare più precisamente. Bene, andiamo sotto, sfogliamo velocemente anche il primo fascicolo in digitale. Come possiamo vedere, abbiamo una panoramica su come è stato creato Robocop, quindi le immagini del film. Qui sono andato un po' troppo avanti, scusate. Ecco, praticamente vediamo anche la parte dove viene illustrato il montaggio delle parti allegate. Come vedete, le immagini sono molto semplici, molto dettagliate, quindi non avremo difficoltà nel montarlo. E poi c'è una panoramica in generale sul mondo dei robot reali e sulle varie caratteristiche tecnologiche in voga in questi anni, su tutte le nuove novità che vengono proposte in ambito sia robotico che di creazione di cyborg reali, che ormai la tecnologia ci consente di fare veramente queste cose che un tempo erano solo immaginate. Vediamo i regali per chi si abbonerà online. Ci saranno appunto le spese di spedizione gratis per chi pagherà con carta di credito e PayPal, e in più, sempre per questa forma di pagamento, verrà dato il busto di Robocop che vediamo qui riprodotto, realizzato in resina e dipinto a mano, alto 11,5 cm, quindi piccolino, ma comunque un regalo gradito. Verrà data anche una maglietta sempre in corso d'opera, che riproduce in bianco e nero appunto l'immagine di Robocop, taglia L, materiale 100% cotone. Viene dato un power bank per caricare il telefonino o quant'altro vogliate, da 2600 mAh, che riproduce appunto l'immagine di Robocop, alle misure chiaramente circa di un cellulare come grandezza, e il cappellino con il logo di Robocop richiamato, anche questo molto carino. Dulcis in fundo, tre poster che riproducono le immagini del film, che opportunamente incorniciate faranno bella figura vicino a questo modello. Questo forse è l'unico regalo che potrebbe essere dato anche a chi comprerà la collezione in edicola. Vi ricordo che attualmente ancora non è uscito in edicola, è uscito solo come abbonamento online, ma probabilmente con l'inizio del 2022 verrà promosso anche in edicola. Verrà dato anche agli abbonati un raccoglitore per i fascicoli. Questo purtroppo di solito non viene fornito a chi comprerà in edicola, e qui ci viene detto ancora che il numero 3 sarà gratis e poi ricomincia tutto da capo. Altra cosa da menzionare è che anche in questo caso verrà previsto l'abbonamento premium. Abbonamento premium che consiste chiaramente nel pagare 1,50 euro in più per tutta la durata della collezione, a partire dal fascicolo numero 4, e questo pagamento comporterà il vantaggio di avere in regalo, in realtà la pagate, la base d'appoggio, probabilmente in metallo come fu quella di Iron Man, dotata anche di illuminazione a LED su cui appoggiare il vostro Robocop. Avrà anche l'asta dietro per poterlo tenere in piedi senza che possa cadere, magari perché è sbilanciato a causa magari di qualche vibrazione oppure qualche altra cosa. Verrà consegnata senza le pile nell'arco di 13 invii che non saranno necessariamente consecutivi, quindi diciamo che i vari pezzi vi verranno forniti in corso d'opera con vari fascicoli. Chiaramente chi fa l'abbonamento premium avrà anche la possibilità di scaricare i fascicoli in digitale da utilizzare sui propri dispositivi. Qui viene ancora una volta ribadito il costo e la differenziazione tra i due abbonamenti. Come vediamo, comunque abbonarsi almeno al primo invio costa poco, perché con 5,49 euro avrete il primo e il secondo fascicolo, quindi potrete dare un'occhiata spendendo poco al materiale e vedere se vi piace, e poi se non siete interessati date disdetta e non proseguite più con la raccolta. Quindi volendo si può provare in questo modo. Il numero 3 viene ancora detto che è gratis, viene fornito un numero di telefono per l'assistenza tecnica, per l'aiuto al montaggio, però di solito queste assistenze fornite dagli editori non sono molto
ben concepite, lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi io vi consiglio più di iscrivervi al gruppo Facebook che ho creato appositamente dedicato a questa collezione, di cui vi lascerò il link in descrizione, nel quale sicuramente troverete dei modellisti più esperti magari di voi, che vi potranno dare una mano nel caso abbiate dubbi sul montaggio del modello. Ma comunque normalmente questi modelli sono abbastanza semplici da montare. Più che altro magari potrete avere qualche consiglio, diciamo, tecnico su come operare nel migliore dei modi per fare un lavorino, un lavoretto più pulito, più carino. Chiaramente avrete l'invio diretto a casa vostra, essendo abbonati, spedizione di spedizione gratuite se pagate con punto, con carta di credito o PayPal. Non perderete nemmeno un numero della collezione, perché se non vi arrivasse il pacco a distanza di un mese potrete segnalarlo alla Diagostini tramite la loro pagina Facebook, oppure tramite il form dell'assistenza clienti o telefonandogli, e avrete sicuramente la rispedizione gratuita del pacco. Avrete il diritto di avere la sostituzione gratuita del materiale eventualmente difettoso, diritto di recesso, quindi se ci ripensate potete restituire il materiale, e la libertà di interrompere l'abbonamento in qualsiasi momento. Cioè voi basta che comunicate al servizio cliente che non intendete più andare avanti con la collezione e interromperete gli invii. Andiamo un'occhiata a queste solite domande e risposte. Riceverete i vostri invii a casa, i pacchi saranno chiaramente mensili e saranno composti dall'interno da 2 o 3 o 4 o 5 fascicoli. Questi andranno chiaramente ad aumentare mano a mano che ci inoltreremo in avanti nel proseguimento della collezione. Riceverete gli stessi componenti dei numeri in edicola? Sì, però attenzione, qui si parla dei fascicoli e componenti, non di regali. Quindi il fascicolo con i componenti che prenderete in abbonamento sarà identico a quello che verrà fornito quando ci sarà l'uscita in edicola. Ma in edicola non avrete i regali che vedete elencati qua, attenzione, questi sono riservati solo agli abbonati. Forse potreste avere i poster per chi si abbona in edicola, ma ancora non è una cosa confermata, quindi per il momento vi conviene prenderla con le pinze questa affermazione. Il prezzo, ve l'ho già detto, costerà praticamente 10,99 euro a fascicolo, esclusi i primi ovviamente, e sarà così anche per i successivi, salvo variazione dell'IVA, quindi della riduzione fiscale. In quel caso, questo aumentare l'IVA, aumenterebbero tutti i prezzi di tutte le merci, quindi anche questo. Se aderirete all'offerta premium, dal quarto fascicolo in poi, per tutta la durata della collezione, pagherete 1,50 euro in più. Ok, le uscite saranno 100, quindi più o meno come Iron Man, e potete pagare ovviamente col metodo che vi ho già detto, quindi carta di credito o PayPal. Per chi avesse necessità diverse, potete contattare il servizio clienti e forse vi potranno proporre altri metodi di pagamento, ma questi conviene che li chiediate direttamente a Diagostini. Potete abbonarvi anche chiamando questo numero a pagamento, ma visto che siete su internet converrebbe ovviamente provvedere direttamente da qui. C'è un abbozzo di piano dell'opera, però senza indicazioni particolari, quindi non serve nemmeno guardarlo, perché come vedete non viene segnalato praticamente niente. Qui c'è un riepilogo dei costi che abbiamo già elencato. Possiamo andare a questo punto a vedere il form di abbonamento cliccando su ordina ora. Potete scegliere la modalità standard o premium a seconda di quale abbonamento volete scegliere. Selezionate il numero da cui partire, in questo caso il numero 1, e poi selezionate su ordina ora. Vi verrà proposto un riepilogo con il prezzo che pagherete del primo invio. Dovrete inserire i vostri dati, chiaramente qui c'è la mail, nome e cognome. Se cliccando su registra e continua vi verrà chiesto anche i dati relativi al vostro metodo di pagamento, e a quel punto concluderete la registrazione e l'ordine sarà fatto. Quando i soldi vi verranno scalati subito, vi arriverà il pacco e poi in automatico ogni mese vi verranno addebitati automaticamente l'importo necessario per pagare ogni invio. Quindi dovrete lasciare sempre i soldi disponibili o sulla carta o sul conto PayPal. Bene ragazzi, per il momento non penso che ci sia altro da dire. Mi rimane solo da segnalarvi, ecco, questo gruppo Facebook che ho dedicato appunto a questa build up, a questa collezione relativa al modello di Robocop. Vi invito a iscrivervi, già come potete vedere siamo in 145 membri. Qui troverete sicuramente aiuto se avrete difficoltà nel montaggio e potrete anche postare
le vostre foto relative appunto alla costruzione del vostro modello di Robocop, e sicuramente ci saranno anche delle curiosità e verranno proposte magari modifiche per farlo anche meglio, chi lo sa. Insomma, di solito questi gruppi rilasciano molte sorprese, perché ogni tanto i modellisti più esperti riescono a migliorare i modelli che vengono proposti così dagli editori. Io vi invito chiaramente ad iscrivervi e a partecipare a questa build. Io non so ancora se potrò farla, perché purtroppo, come già sapete, sono impegnato in altre realizzazioni modellistiche al momento, e quindi le mie finanze sono tutte occupate, però sicuramente quando avrò modo di procedere cercherò di farla anch'io, perché è veramente un bel modello, come tutti i modelli che hanno a che fare in qualche modo con il mondo del cinema. Poi anche questo sarà alto 62 cm, quindi farà la sua bella figura esposto in casa. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero di avervi dato anche questa volta una gustosa novità. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se volete rimanere aggiornati su queste novità o su altri argomenti che proporrò qui sul canale. Per il momento è tutto, e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti!